succede il tiro lì, è un episodio, episodio a nostro sfavore, quindi si chiude la partita, però sono contento, mi dispiace prendere tre gol, sono contento. E se contento quando prendete gol insomma, mi sembra un po' così, però la Roma è una squadra forte, al di là dei giocatori invece prima di cambi, è stato Totti, Florenzi, insomma al di là dei cambi, è una squadra che deve lottare per un obiettivo più grande, lo scudetto, quindi i valori, è venuta qua per vincere e noi l'abbiamo fatta sudare un po', e forse sarebbe, se la sarebbero sudata ancora di più, magari in 10 minuti, però è andata così, ripeto, c'è un po' di amarezza, insomma, per tre gol in casa non è mai bello, però abituati un po' diversamente, anche se poi la penultima avevamo preso altri tre gol. Vediamo, adesso dobbiamo recuperare i giocatori e poi ripartire. Che cosa ti tieni stretto di questa gara, al di là insomma, del fatto che Alfonso in Serie A con la maglia del Verona si è sbloccato e ha realizzato un bellissimo gol, ma comunque ha fatto un'ottima partita? No, mi tengo tante cose positive, ripeto, abbiamo dovuto cambiare due o tre volte tanti giocatori, anche all'inizio, quindi anche chi ha giocato, chi non giocava in continuità si è fatto raffronto. Adesso vediamo, anche per una settimana la chiusura del mercato e poi credo che cominceranno anche qualche partita un po' più del nostro livello, anche se io credo che oggi potranno tenere in piedi una linea, qualche errore ci sta, che possiamo commetterlo, la differenza tecnica è molto alta tra noi e loro, però lo spirito della squadra è stato buono per tutta la gara. Ecco, non era la sua partita, o vuoi inserirlo piano piano, Sirigliano, per magari, non so, correre il rischio magari? No, ma Sirigliano ha fatto bene a Milano, giocava con continuità, oggi mancava tre quarti della difesa titolare, ho cercato di mettere un po' più di esperienza davanti, credo che non è quello, Sirigliano è la continuità, massimo è l'esperienza. La continuità sarà Silvia, pian pianino inseriremo lui, ma credo che al massimo di là dell'impaccio un po' così iniziale, di qualche errore, sarà stata una buona gara.